espulsione ha condizionato la partita, sicuramente, senza dubbio, perché fino a quel momento abbiamo fatto un'ottima partita dove abbiamo messo in pratica quello che abbiamo provato in settimana, cioè quello di cercare di aggredire il Napoli sin dalle loro prime battute, diciamo. Ci siamo riusciti, ci siamo costruite le occasioni, ci siamo costruiti un gol su queste iniziative, su questo pressing. E poi niente, c'è stato l'episodio che ci ha condizionato la partita. Probabilmente, ripeto, ci sono dei campi in Serie A dove, sai, lo stadio, il pubblico, la piazza, a volte nel dubbio queste squadre qui purtroppo in Italia vengono aiutate. Nel dubbio l'episodio magari viene fischiato a favore del Napoli in queste. È così. Poi però la sconfitta è venuta all'ultimo respiro, dove noi un minuto prima avevamo la palla, quindi potevamo sicuramente gestirla meglio, siamo stati un po' inesperti e poi è arrivato il 2-1. Penso che però ci prendiamo quello che di buono abbiamo fatto e niente, ancora non ho rivisto bene l'episodio dell'espulsione, ma da quello che mi hanno detto è un po' forzata. E quindi niente, speriamo che il prossimo episodio sia a nostro favore. Se venivano punti qua era qualcosa in più, diciamo che qua hanno perso in tante squadre, noi stavamo per fare punti che era un grande obiettivo. Purtroppo non ci siamo riusciti, però è un punto di partenza, chiudiamo il giro d'andata a 23 punti e secondo me ci manca qualche punto a livello di quello che abbiamo espresso sul campo. Però è un buon punto di partenza per il ritorno. Secondo me abbiamo ampi margini di miglioramento perché è una squadra giovane, la nostra. E sicuramente adesso abbiamo anche più consapevolezza, ci conosciamo più, quindi magari possiamo anche fare meglio. L'obiettivo è quello, cercare di arrivare più in alto possibile e soprattutto fare più fretta possibile quei 40 punti. Poi quello che viene di più, noi ce lo prendiamo.